grande Troppo questo nome, grande. mettilo sotto. Ok, allora buon pomeriggio agli utenti del monitor e a tutti coloro che hanno il piacere di essere qui con noi. Io sono particolarmente contenta perché oggi pomeriggio sono in compagnia con una persona che per me è di famiglia, che è Samuele Ciambriello e che è il garante dei detenuti della Campania. Buon pomeriggio, Samuele. Buon pomeriggio a Buon te, pomeriggio, Rosa, Rosa, e anche a e tutti anche gli a tutti amici gli che ci amici che ci guardano. guardano. Sì, Prima Samuele, frase da dici baci da baci Perugina. Perugina. Rosa, io Rosa, e te ci io e te siamo ci siamo incontrati per incontrati caso, per ma il caso. Ma il caso è caso una è una forma forma sottile sottile del del destino. destino. Samuele, le tue fra le frasi, vabbè, quelle frasi a fine trasmissione mi mancano. Mi Esatto. mancano. Lei Mi si mancano. riferisce, questa dottoressa Dottoressa Griscolo, Griscolo, al fatto al che è fatto venuto che è pure venuto ospite pure da ospite me da me alla alla trasmissione sportiva trasmissione Globuli sportiva Azzurri. Globuli Tra Azzurri. poco Tra poco ripartiremo anche ripartiremo lì. anche lì. È un po' inquietante, ma noi ci lega carcere e calcio. È un po' Cicci, inquietante, come i carabinieri. Cicci, come i carabinieri. Allora, io siamo partiti quindi con simpatia, ma e con allegria, però l'argomento di cui parliamo è tutt'altro che simpatico. Con Samuele, che finalmente è il garante dei detenuti e ha ridato dignità a questa, diciamo, a questo istituto in Campania, perché Samuele davvero fa questo da anni e chi meglio di lui non poteva ricoprire appunto questo ruolo. Io sono particolarmente fiera perché veramente tutti i giorni ti vedo affrontare ogni tema, però affrontarlo veramente con competenza e la Campania aveva bisogno di questo, perché questo è un argomento veramente serio. Trattare della libertà, della dignità dei detenuti e soprattutto farlo con il cuore, come lo fai tu. E questa non è una sviolinata, ma è la verità. È dare ad una persona che sa fare questa cosa e che la sa fare bene, dargli il giusto applauso. E questo è fondamentale. Allora, Samuele, oggi hai presentato alle 12 il rapporto del garante dei detenuti. Sì. Ho bisogno quindi di te in questo senso per quindi dare un aggiornamento ai nostri utenti e a tutti coloro che ci seguono. 307 307 pagine. pagine. Va bene? Va bene. Per il Risparmiaci momento, qualcosina. ecco, sì, no, Sì, no, ragazzi, ragazzi. vi dico Vi solo dico solo questo, questo, diciamo, diciamo, le le foto dalla foto dalla copertina copertina all'ultima che all'ultima che volevo volevo farvi farvi vedere. vedere. Qui Qui vediamo un po' se vediamo un ci po' se ci riesco. riesco. Ecco qui, Ecco qui, questi anni questi anni sono sono fatte dai fatte dai detenuti, sono detenuti, state sono fatte in state questi fatte anni questi anni dai dai detenuti del detenuti del carcere carcere di Secondo di Chiano. Secondo Va Chiano. bene? Quindi queste opere sono opere realizzate dai detenuti del centro penitenziario di Secondo Chiano, compreso la copertina sulle donne contro la violenza alle donne. Fin qui Bello, ci fin qui ci siamo. siamo. Va bene. Vabbè. Allora, Allora, io chiaramente ho fatto chiaramente ho questa fatto questa relazione relazione perché la relazione relazione annuale annuale del garante delle garante delle persone persone private private della della libertà libertà personale è personale è prevista prevista dalla legge dalla legge regionale regionale 2006. 2006. Una legge Una legge regionale che regionale istituisce istituisce l'ufficio del l'ufficio del garante garante delle persone delle private persone della private libertà delle persone personale, personali che si occupa che di si occupa di carcere carcere adulti adulti o minori, che si che si occupa occupa dell'ufficio dell'ufficio esecuzione penale esecuzione esterna, penale che esterna si che occupa si dei occupa dei malati di malati di mente mente prima, prima diciamo, diciamo della dell'abolizione degli abolizione degli ospedali ospedali psichiatrici, psichiatrici adesso che adesso sono che sono stati stati aboliti, aboliti abbiamo abbiamo le le REMS, REMS che sono che sono residenze residenze per per l'esecuzione delle misure l'esecuzione di di misure di sicurezza che sicurezza abbiamo in che abbiamo Campania. in Campania. Poi ci occupiamo Poi ci anche del occupiamo anche del trattamento trattamento sanitario sanitario obbligatorio. obbligatorio. Ci occupiamo di Ci molte occupiamo di molte cose, cose, anche se non anche se abbiamo non abbiamo personale. personale. E la E Regione la Regione Campania ha Campania impiegato ha un anno e impiegato un mezzo anno una e mezzo una commissione, commissione, tutti i politici politici camminano con camminano con lentezza, lentezza, avrebbero avrebbero bisogno bisogno molti molti consiglieri consiglieri regionali, regionali, molti molti deputati, deputati, qualche ex qualche ex ministro, ministro, prima di prima di parlare, parlare, di di sciacquarsi con la sciacquarsi con la mutina. mutina. Quando Quando parlano di parlano di carcere e carcere e giustizia, giustizia, non non sanno di sanno che di che parlano. parlano. Il carcere è Il stato carcere è stato rimosso rimosso e e alcuni di alcuni di loro loro
anche di giovane età, pensano che il carcere sia la soluzione per il problema della sicurezza. Più carcerati abbiamo, più sicuri siamo. Scribi, farisei, cinici, pavidi. Vabbè. Il carcere non è la soluzione, è un problema da risolvere, ma viene rimosso. Allora io vi do dei dati, poi voi giudicate. Ha ragione la mia intervistatrice. Il carcere è rimosso e non sempre si davano queste relazioni annuali prima di me. Io adesso vado in giro e ti do un primo dato che deve far riflettere. 2019. Il garante Ciambriello regionale, insieme a 14 suoi collaboratori e collaboratrici validissime, girando la campagna abbiamo avuto 1.431 colloqui con singoli persone diversamente libere. Ho ricevuto 1.131 istanze di reclamo dagli istituti per adulti, che ne sono 15, dai due istituti per minori Nisida e Rola, e dal carcere militare unico in Italia, che si trova al carcere militare a Santa Maria Capua Vetere. Ho verificato il primo dato, il sovraffollamento, il 17% in più rispetto al 2012. Celle da 2 che diventavano da 4, celle da 4 che diventavano da 8, celle da 10, 12%. Quando penso a questo neologismo utilizzato in questi mesi, distanziamento sociale. Io da quando ero prete ho sempre combattuto questo concetto, il distanziamento sociale, tra ricchi e poveri, tra potenti e non potenti. Per me questo è un concetto, diciamo, brutto. Io sono per l'uguaglianza tra le persone. Ebbene, adesso che parliamo di distanziamento sociale, che dobbiamo dire alle persone che pur avendo sbagliato si trovano in carcere private della libertà e della dignità? Il 37% delle celle, che adesso chiamano stanze di pernottamento, sono senza doccia e senza bidet. Ma dove viviamo? Vogliamo questo? E allora dobbiamo sapere una cosa che per me è importante, ve la sono scritta. Ma noi pensiamo che i diritti anche alla salute, alla dignità, siano solo per coloro che sono cosiddetti giusti, a bene, o valgono anche per Caim, cioè per uno che sta dentro. Valgono anche per Caim. E ti do un dato. Il sovraffollamento c'è, e nella regione Campania, accanto a questi dati, un terzo di queste persone stanno dentro in attesa di giudizio. 53.000 persone in Italia, 6.440 in Campania, un terzo in attesa di giudizio. Questo uso sproporzionato della carcerazione preventiva. Io ti metto in carcere e tu mi devi dimostrare di essere in carcere. Ma come? Non devo essere io stato a dimostrare che la persona è colpevole? Ma non lo dico io. Dal 2001 al 2018, 27.000 donne e uomini italiani hanno ricevuto un risarcimento economico per un'ingiusta detenzione. No, ho pigliato 20.000, 100.000, 1.800.000 per aver fatto 6 mesi, 2 anni di carcere, ingiustamente, per essere stato sbattuto in prima parte. Un giornalista come te e come me, accusato di connivenza con la malavita organizzata, 6 mesi in carcere, ha avuto 27.000 euro, è uscito innocentemente. Ma oltre a pagare loro e i propri familiari, chi altro ha pagato per quella ingiusta detenzione? Lo vorrei dire a qualche capo qua del Consiglio regionale, a qualche ebete che sta a Roma
alla Camera o al Senato senza meriti. Lo vorrei dire all'ex ministro dell'inferno Salvini. Lo vorrei dire al ministro Bonafede, che in cattiva fede dice in carcere non ci vanno gli innocenti. Ma dove si trova questo imperativo? Questi sono dati, Rosa, e chiudo questo dato allarmante, che è riduttivo, perché molte persone uscite dal carcere non vanno nemmeno dall'avvocato, non vogliono fare niente, non ci vogliono avere a che fare più con la giustizia. E quindi 27.000, che per le casse dello Stato italiano 810 milioni. Ma l'Italia, io sono anziano, non mi funziona bene il cervello. Ma in Italia non abbiamo fatto il referendum sulla responsabilità civile amministrativa dei giudici? Che cosa ho detto? Forse bussano per arrestarmi? Io faccio questa sceneggiata, Rosa, per dirti che io non so chi comanda in Italia. Quanti poteri abbiamo? Quello dovremmo avere tre, Samuele, ne dovremmo avere tre. Ma pure la politica, quattro, va bene. Ma ne sono 3.033. Allora, arriviamo a darti due dati e chiudiamo. In Campania abbiamo 3.902 agenti di polizia penitenziaria, 65 educatori, 44 psicologi. Abbiamo un rapporto di un agente per ogni due detenuti, un educatore per ogni 100 detenuti. 2019, 1.001 detenuti immigrati, 83 di loro non sapevano una parola di italiano. Ma mettere un mediatore culturale nelle carceri non è un vantaggio anche per gli agenti, per i medici, perché riescono a far capire alla persona che sta dentro e a interpretare i suoi bisogni, diciamo, di giustizia, di sanità, di relazioni. Nel 2019 sono state disposte 18 espulsioni dalla Campania. Nel 2019 abbiamo avuto 236 persone iscritte ai corsi di formazione. Quest'anno, diciamo, prima della pandemia, erano partiti tanti corsi, in media due corsi per ogni carcere. Da due anni abbiamo, meno male, il polo universitario, grazie a una serie di collaborazioni, regione, provveditorato regionale, Federico II, era rettore Manfredi, e un gruppo di professori ha deciso di andare a Secondigliano. Tra i detenuti dell'alta sicurezza e detenuti cosiddetti comuni, e abbiamo una settantina di iscritti al corso universitario. Ecco che significa lavorare applicando la Costituzione. E applicare quindi il famoso articolo 27,3, Samuele, no? Bravo, bravo, bravo. Quello questo che comma 3, cerchi comma 3. Di fare da una vita, no? Di reinserire e rieducare, quello che fai tu. No, ma chiedete un dato. Tu sei in un'azienda, come vedi anche adesso, in diretta. Allora, quando è che un'azienda luce porta i libri, diciamo, in tribunale e ti dice sono fallito? Il carcere, il 78% dei detenuti torna in carcere. Significa che quel tipo di lavoro, di farli stare con le mani dietro la schiena, con gli occhi abbassati, è fallito. Il 28, il 25, il 20% di coloro che non ritornano in carcere non ci tornano perché hanno incontrato dei volontari, un cappellano, un corso di formazione, un insegnante. Diciamo, hanno incontrato qualcuno che ha fatto da ponte, da zattera per loro. L'anno scorso abbiamo avuto in Campania 9.020 persone nell'area penale esterna. 3.000 di arresti domiciliari, poi affidamenti in prova, lavori di pubblica utilità, messi alla prova, lavoro socialmente utile, semiliberi. Pochissimi assistenti sociali a pensare a loro. Ma perché i comuni e le politiche sociali di tanti parolai, politiche sociali, cioè politiche di inclusione, non lavoriamo per queste persone già quando escono? E rischiano di avere un marchio di infamia per sempre.
ex detenuti, come se fossero con un fine penale, per tutta la vita un ex detenuto. Senti, ma io sono uscito innocente, innocente. Cioè, capito? Pure il qualunquismo, il populismo politico e penale dei parolai, dei cazzaro verdi. Un po' tutti i cazzari sono verdi in Italia. Questo colore e viene strumentalizzato. Attenzione che ti voglio dire, politiche di inclusione, voglio da te una tua idea. Che significa che se una persona non torna in carcere, ce lo vorrei dire anche a Salvini e alla Lega, se una persona non torna in carcere, noi risparmiamo 350 euro al giorno. E Investire certo, per non investire far per non far tornare tornare una persona in una persona carcere in carcere costa costa di meno di lo meno Stato. lo Stato. Investire se una Investire se persona una non torna persona in non torna in carcere carcere rende più rende più sicura la sicura nostra la nostra città, il nostro città, il quartiere, nostro la nostra quartiere, la nostra strada. strada. Perché una persona Perché se una persona inserita senza lì fa anche fa da anche da prevenzione per un prevenzione altro, per un dice, altro, dice, allora uno può allora uno evitare può di andare evitare in di andare in carcere. carcere. Perché Perché anche quando anche mettiamo quando i minori mettiamo in i minori carcere, in ragazzi di ragazzi di 14-15 anni, 14-15 anni, ma una ma una società che società che giudica un giudica un minore minore e dopo e averlo dopo averlo giudicato lo mette giudicato in lo mette in carcere, carcere, è una è una società società malata malata che sta che sta giudicando se giudicando se stessa, la stessa, propria la propria malattia, la malattia, povertà la povertà economica e economica e familiare e familiare affettiva di quella affettiva di quella famiglia, la famiglia, la povertà non povertà non educativa educativa delle delle scuole che scuole che aspettano, come aspettano, tante come tante parrocchie parrocchie aspettano in aspettano in parrocchia. parrocchia. Esci dalla tua Esci dalla terra, tua esci terra, dalla tua esci dalla tua scuola, scuola, esci dalle tue esci dalle tue certezze certezze e e va va nelle nelle periferie, va periferie, dove va c'è un dove c'è un disagio, disagio, per evitare per che il evitare che il disagio disagio diventi diventi devianza devianza e la e la devianza devianza microcriminalità. microcriminalità. Quindi immagina quanti Immagina vantaggi, quanti cosa? vantaggi, Cioè è un cosa? Cioè è un paradosso, paradosso. o no? Io per Io questo, e per chiudo Samuele, senza noi fare senza fare polemiche, polemiche, i no, consiglieri non regionali, i regionali, deputati e i senatori senatori possono possono entrare in entrare in carcere carcere senza senza preavviso preavviso, e possono essere possono essere accompagnati anche accompagnati da due anche da due persone, persone, l'importante è che non l'importante siano è che non siano giornalisti. giornalisti. Vieni e Vieni e vedi, vedi, vieni e vieni vedi, e vedi, ascolta. ascolta. Samuele, hai ragione a fare questo invito a chi di solito purtroppo usa l'ingresso in carcere come una passerella, mentre invece devono prendere coscienza del fatto che la riforma della giustizia e la riforma economica al sud sono due elementi fondamentali per far ripartire la nostra società e la nostra comunità e fare, insomma, applicare queste politiche giustizialiste, quindi quelle che tanto osannano i partiti dell'opposizione, chiaramente non sono sane per far ripartire l'economia in Italia. È giusto quello che dici rispetto sia al processo economico e sia allo stato di salute di un paese che deve vivere nello stato di diritto vero e proprio. Ma uno Ma che uno fa una che fa una legge legge e la e la chiama per chiama per esempio esempio cazzacorrotti, cazzacorrotti, come se una come se legge una legge dovesse dovesse passare via, passare per via, per esempio, un esempio, ceto un ceto sociale, sociale, i corrotti, corrotti, equipara i equipara i corrotti a corrotti 416 B. a 416 B. O uno che in Uno questi che in giorni, questi giorni, cambiando anche cambiando adesso, ho anche visto adesso, la ho linea visto la politica linea in due politica in giorni, due ci giorni, ho visto ci ho come è visto come è cambiata cambiata la linea la linea politica politica del del quotidiano La quotidiano La Repubblica, un Repubblica, quotidiano un quotidiano socialista socialista liberale. liberale. Dei Dei diritti, del diritti del garantismo. garantismo. Adesso Adesso parlano parlano di quelli che quelli che escono escono scarcerati, scarcerati, non usano un non usano linguaggio un vero da linguaggio un punto vero di da un vista punto di vista giuridico. giuridico. Chi uno è stato Sono scarcerato? scarcerato. Chi ha finito la Ha pena? finito la Oppure pena? uno che ha finito Uno la che ha pena finito la pena viene scarcerato e chi ha scarcerato e ha terminato la terminato pena? la pena? Ma chi Ma chi ha un ha un tumore o tumore o altro, altro? o è 41 bis, 41 bis, l'associazione l'associazione delinquente, delinquente, o il corrotto? C'è ci sono, c'è l'applicazione di l'applicazione leggi da di parte leggi di da parte di magistrati, magistrati, inquirenti e inquirenti e magistrati magistrati sollevati. sollevati. Allora io Allora dico, io dico, non mettete non già i mettete già nomi i nomi trionfanti o trionfanti i o nomi i nomi o i neologismi a neologismi queste a leggi queste leggi come se come se dovessimo dovessimo spazzare. La spazzare. corruzione è La un corruzione è un disvalore disvalore. e quindi dobbiamo Quindi dobbiamo educare al educare valore della al valore della responsabilità, responsabilità. o no? E poi io E dico purtroppo al PD, ai ai partiti di partiti sinistra, a di sinistra, quelli di Forza di Italia, Forza ma voi Italia, che fate? ma voi che fate? Liberali Liberali, e comunisti, dove siete? comunisti, dove siete? Siete garantisti a Siete targhe garantisti a alterne, a targhe seconda chi alterne, secondo capita, chi se è capita, il vostro se il leader o vostro non è il leader vostro o non è il leader. vostro leader. Vergognatevi. Vergognatevi. Per anni in Per Italia anni le in battaglie Italia del le battaglie garantismo del le hanno garantismo fatte i le hanno fatte i cattolici cattolici democratici. democratici.
hanno fatto gli uomini di sinistra che credevano in queste cose, li ha fatti il Partito Radicale, Pannella, poche persone in Parlamento lo tenevano inchiodato su questi temi dei diritti, o facevano discutere di divorzio o di aborto, o facevano... Noi qua per discutere di una legge che portasse un po' di uguaglianza, nelle coppie di fatto abbiamo discusso per anni, vedendo anche un po' i sondaggi, il consenso, come se i diritti e i valori dovessero camminare con il consenso della gente, la maggioranza. Poi scopri che la gente, la maggioranza, quelle che tu pensavi che fossero gli altri, sei tu e sei espropriato di questi diritti. Ed è proprio questo che nuoce alle battaglie sulla libertà e all'acquisizione dei diritti, quello di essere in un clima politico continuamente alla ricerca del favore, quindi in una continua e perpetua campagna elettorale. Ed è quello che appunto hai detto poc'anzi, e fa malissimo quindi allo stato di salute e della democrazia e alle battaglie di libertà. Ecco perché elementi, quindi fari sul territorio, come il garante dei detenuti, che secondo me dovrebbe essere ancora più valorizzato rispetto alle funzioni e anche, scusami se mi consenti, ma anche rispetto ad un sostegno economico, perché c'è davvero un grande lavoro da fare in Campania. Ci sarebbe veramente da creare un dipartimento di tutto punto, strutturato insomma come una commissione, che deve avere molta più dignità in Campania, perché il problema del sovraffollamento non è un problema da tenere poco conto. E poi le relazioni che tu mantieni in prima persona, che sono nate ovviamente dagli anni di esperienza e che ora noi ci rendiamo conto con quanti soggetti riesci proprio a parlare, e volevo appunto farti parlare della questione dei suicidi in carcere, perché so che c'è stato poi tra l'altro anche una tua denuncia alla procura rispetto ad un'altra situazione, e che ho letto appunto sulle testate nazionali, e mi andava appunto che me ne parlassi tu direttamente. Guarda, adesso diciamo 55 morti nel 2020, alcune morti sono state accertate, 17 suicidi già in tutta Italia. L'anno scorso in Campania abbiamo avuto 6 suicidi, rispetto al 2008, che ne erano 10, sono diminuiti i suicidi, anche grazie al fatto che più di 178-179 tentativi di suicidio sono stati sventati dal pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria. 8 giorni fa ad Aversa si stava impiccando un giovane detenuto di 32 anni, lo hanno salvato, poi dopo alcuni giorni che è stato in ospedale, tra l'altro, perché ha provato a impiccarsi questo ragazzo. Aveva avuto dal giudice da settimane la detenzione domiciliare, perché deve scontare un anno di carcere ancora, e l'ha avuta attraverso il braccialetto elettronico, insieme ad altri 9 detenuti di Aversa. Sono passate settimane e non arrivavano questi braccialetti di Aversa. Ecco, per attirare l'attenzione, ha provato anche a togliersi la vita. Perché dico questo? Tra l'altro poi dopo le proteste mie, le denunce, anche di una lettera della bravissima direttrice reggente Carla Mauro, sono arrivate 3 braccialetti su 10. Tra cui uno per lui, che l'altro giorno è uscito e si trova nella Caritas di Salerno. Va bene. Ma gli altri 7 che ancora attendono, quando hanno fatto a marzo il decreto, hanno scritto che deve scontare 3 mesi, esce subito. Però non deve avere accuse di malavita, violenza sulle donne, rapina a mano armata, omicidio. Non deve aver partecipato alle proteste, non deve aver avuto una relazione negativa nell'ultimo anno. Coloro che invece devono scontare da un anno e mezzo a un anno e non hanno reati di sangue, né reati associativi, né reati ostativi, non hanno partecipato comunque alle proteste, sono stati bravi chirichetti in carcere, escono, virgola, con il braccialetto elettronico.
Quando l'hanno scritta era una farsa. Non c'erano i braccialetti. Mentre io e te parliamo in tutta Italia adesso, 976 detenuti, quindi da marzo, sono usciti con questi braccialetti. Ecco la seconda motivazione che doveva essere per liberarci al DAP di Basentini e di Bonafede. Avevano promesso 2 mesi fa 5.000 braccialetti. Ma tu, una volta che non arrivano, e io ho il provvedimento per uscire, io sono un prigioniero politico. Loro se ne fottono. Nessun politico si alza, fa un'interrogazione. Un'interrogazione non si nega a nessuno. Ma mai per i carcerati, questi delinquenti, questi corruttori. Poi stiamo fuori, siamo a bere, il giusto. Capito? Allora, per questo è come dici tu, però, ecco la novità in campagna negativa. Sono diminuiti i suicidi anche grazie all'intervento degli agenti. Sono aumentati i casi di autolesionismo, di chi si taglia, in cui la mette, di chi si spruzza il gas addosso e si brucia una mano. Sono aumentati del 55% i casi di sciopero della fame e della sete. E questi servono per attirare l'attenzione sulla propria condizione inumana e disumana in carcere, la condizione sanitaria, la condizione dei giudici giudicanti, della magistratura di sorveglianza. Questa è una cosa che tocca perché poi da 12 anni, dal 2008, la sanità è regionale. Meno male, anche a Napoli, adesso Poggioreale, Secondigliano, con l'arrivo anche dell'ingegner Verdoliva, c'è stato un grande movimento, il raddoppio delle guardie mediche. Io invocavo che per esempio nei singoli padiglioni ci fossero la possibilità di un pronto intervento in caso di attacco cardiaco. Come garante abbiamo fatto un corso anche di BLSD, di pronto intervento. Altrimenti c'è il rischio che se tu, a noi che siamo liberi e a loro che stanno dentro, la tutela alla salute, articolo 32 della Costituzione, non glielo fai vivere. E che facciamo? Morire di carcere e morire in carcere? È indegno. Infatti, sappiamo benissimo che il carcere è focolaio di malattie. Probabilmente molti detenuti si ammalano proprio quando entrano nel carcere e questa è una tragedia. Addirittura bisogna fare delle procedure allucinanti semplicemente per avere un intervento dentistico. Quindi la situazione è molto veramente Defibrillatore, grave. 700 euro, meno male l'hanno comprato Verdolini e gli altri. Ogni sezione aveva diciamo, il defibrillatore. Quando c'è stata la rivolta, io mi sono arrabbiato con un gruppo di detenuti che hanno distrutto proprio i defibrillatori. È inutile che protestare. Questa è una cosa indegna, oltre che la violenza. Guardate, e io ho visto i defibrillatori, diciamo, sfasciati. Però hai capito? Non è che uno dice, no, andava pure un defibrillatore. Quando con la regione abbiamo portato i frigoriferi nelle celle di Poggioreale, pure un frigorifero. Cioè, frigorifero. Tu dai la possibilità al familiare di portare dei viveri da casa e se non li può conservare, che gliela dai a fare? Non so se ti è chiaro. È Sempre chiaro, anche Basentini che se ne perché doveva che se ne doveva andare, sempre Basentini che se ne doveva andare per altri motivi, non hanno costruito questa cosa strana. Aveva scritto: non potete fare colloqui, però avrete le videochiamate. In più potete usufruire della lavanderia gratuitamente nelle carceri. Ora, a parte Poggioreale, che c'è una grandissima lavanderia, era costosa, adesso è gratuita per i detenuti. Io ho scoperto nei mesi scorsi che in tanti istituti della Campania, dove Basentini ha scritto la lavanderia è gratis, non c'era una lavatrice nel carcere minorile di Nuscita di Airola, nel carcere di Nauro. E in altri posti c'erano poche di queste lavatrici. Ho parlato con Lucia Fortini, dalla sera alla mattina abbiamo fatto un provvedimento per acquistare 25 lavatrici. È un privilegio. O anche questo è mettere in campo, diciamo, una possibilità igienico-sanitaria utile.
perché tu, piccole cose, Rosa, dal valore non quantificabile. Per noi fuori forse può essere un privilegio. Ma per loro non manco come lavarsi la biancheria, le lenzuole, il cuscino. L'atteggiamento mentale da parte di certa politica di trattare ancora il problema carcerario, perché come dici tu è un problema come da risolvere, come una discarica sociale, e così viene trattata come una discarica sociale anche la parentela. I parenti sono degli innocenti che sembrano pagare una pena per un reato non mai commesso, pure come vengono trattati i parenti dei detenuti. Quando in questi due anni ho fatto belle esperienze invitando diversi familiari di vittime innocenti a venire a dialogare nelle carceri, ma quantomeno per ristabilire un concetto di giustizia riparativa già con queste testimonianze. Alcuni di loro mi colpivano perché dicevano: guardate, le prime vittime di quelle che avete fatto voi sono i vostri figli, i vostri familiari, perché se l'avete fatto coscientemente o non coscientemente, loro passano per i figli dei detenuti, per la moglie del detenuto. Allora, anche io quando sento parlare con un linguaggio veramente blasfemo dei familiari dei detenuti, anche qui come se fosse un marchio di infamità, ma la società civile, la politica può usare un lessico diverso anche su questi temi, su questi ragazzi, su questi giovani, su questi adolescenti a metà? Che cosa fa? Che cosa fa anche la politica, la scuola, su questi adolescenti a metà? A metà perché conoscono 30 parole tutte in dialetto e sono poveri rispetto all'adolescente che ne conosce 1000 e sa una lingua straniera. Rispetto a una povertà educativa, perché non hanno i genitori tutti e due, uno è in carcere. Rispetto ad una precarietà abitativa. Io te lo dico così, per stemperare un po' i toni. Io ho gestito negli anni 80-90, poi un gruppo di miei educatori hanno messo su delle cooperative, hanno continuato a gestire loro delle comunità di accoglienza per minori, no? E mi ricordo quando io... Sopravvisita c'è ancora questa comunità del Ponte, anche se adesso non è più una comunità privata né pubblico privato. Venne il presidente della Camera all'epoca, che era Giorgio Napolitano. Allora tutto organizzato, qualche testimone, poi parlava lui e chiudeva lui. A un certo punto un ragazzo piglia un microfono e dice: no, presidente, io ho già parlato. Presidente della Camera. Io vengo da Forcella, non ti sta manco la scuola elementare. Cama giubilata la quinta elementare. Io vengo da Forcella, non c'è un campo sportivo. Cami dicono pure che sono bravo a giocare a pallone, ho visto il mare. Mi fanno fare delle belle cose. Grazie alla signora Laurito, che è qui presente, mi ha giubilato pure uno corso di pizzaiola. Ma tutte queste cose, perché non ci è dato quando stiamo fuori, a Forcella? E ci è dato quando andiamo in carcere? Avvocato Criscoli, un ragazzo che ha dettato la linea politica a tanti parolai e cazzari. Samuele, il reinserimento e la rieducazione appunto deve cominciare all'interno dell'istituto penitenziario e deve continuare anche dopo. Quindi bisogna attuare questi tipi di programmi che comunque accompagnino quindi realmente il detenuto a realizzare e a comprendere che cioè il sistema di vita che aveva appreso e che portava avanti prima era un sistema di vita che lo educava ad un modo di vivere errato. Quindi insegnare ad una persona a vivere bene, e questo soprattutto, questo messaggio va soprattutto, io lo so che tu ti dedichi soprattutto ai giovani, ai ragazzi, so quali sono, qual è il sacrificio che fai ogni giorno da anni e quanto ti dedichi anche nelle aule universitarie all'educazione alla vita in genere.
Volevo chiederti se c'era stata un'esperienza in particolare durante la tua carriera che ti aveva profondamente segnato. Ma esperienza di vita te le potrei raccontare, diciamo, a iosa. Intanto, quando sono andato una volta in carcere di Bellizzimpino, con detenuti comuni, detenuti politici, c'era una direzione del carcere abbastanza aperta e mi dicevano: ci può stare l'articolo 21. L'articolo 21 è la capacità per un detenuto di non arrivare nemmeno a metà pena, ma prima di fare metà pena, per un percorso di trattamento, di educativo, di reinserimento, di inclusione che ha fatto dentro, di poter uscire per un lavoro all'esterno. Io vedevo tanti detenuti che volevano uscire, ma non trovavo un imprenditore, non trovavo un uomo coraggioso, un utopista, un sognatore. Un marxista non trovava una persona che facesse l'attestato di lavoro. Mio padre, Pasquale Ciambriello da Bucciano Benevento, sollecitato da me, operaio e bracciante agricolo, fece i primi quattro attestati di lavoro per far uscire dal carcere di Bellizzirpino ogni giorno quattro detenuti ed andare nelle nostre campagne di Benevento. Io qui ho una foto del quotidiano La Repubblica dove si vede mio padre in mezzo al tabacco. Quando venne l'inviato di Repubblica, perché era il primo caso in Italia che uscivano tre ex terroristi rossi, un detenuto comune per uscire dal carcere, sebbene con condanne di 20 anni, 18 anni, che non l'avevano scontata nemmeno metà. Uno di loro, al giornalista e al fotografo che voleva fare la foto, disse: no, la foto a noi no, ma non perché non vogliamo uscire, i nomi sì, vi raccontiamo la storia. La foto a Fazzi Pascale, che ha avuto il coraggio di fare un attestato di lavoro per farci uscire dal carcere. Poi lo voglio dire, una delle mie più belle esperienze di vita è stato quando io, diventato consigliere regionale, ho fatto un attestato di lavoro a uno di loro, che era diventato così un mio consulente e segretario, e usciva tutti i giorni dal carcere di Bellizzirpino per venire a Napoli, a Palazzo Reale, per lavorare con me. Ecco, tra il dire e il fare, qualcuno dice c'è di mezzo il mare. Io ho cambiato questa frase. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il coraggio. La gioia mia è stata che alcuni ragazzi che mi sono stati affidati, i fratelli Mouret, affidati a me a 40 anni fa, io ancora li vedo oggi, affidati dopo che avevano perso tutti e due i genitori e quindi affidati a me fino al 18° anno di età. Alcuni fatti di persone che lavoravano con me e hanno fatto cooperative e continuano a vivere progetti di inclusione sociale. Io penso che questo può valere per me e per tanti politici, per chiunque, tanti familiari, tanti genitori, cioè una persona, un maestro, un leader, un segretario di partito si misura dalla capacità che ha di far crescere dei discepoli, delle persone che la pensano come lui, che lo superano. Altrimenti sono autoreferenziali i soliti 10-12 persone in politica, nell'economia, nella cultura. Altrimenti, anche se cambia il colore politico di un comune, di una regione, se devono scegliere i manager, sono sempre con 5-6 riciclati. E che facciamo? Allora, io ho tante cose da raccontare. A livello umano, queste persone mi hanno tirato su che non hai idea. Tanto è vero che adesso ne ho 62 anni, ne dimostro 55 grazie a loro, perché sono la mia vera liberazione anticipata. No, lo sappiamo, ti vediamo anche ballare in diverse feste. Perché non ci dobbiamo prendere troppo sul serio, lo so, cresciuto. E vedi È quante normale. persone vogliono apparire e poi chissà, è come quello lì che si presenta a una bella donna per una settimana e non dice che è sposato e ha pure tre figli. Ma dillo subito chi sei, di pure subito le tue vulnerabilità. Scriba, farisea, farisea. Va
Allora, io devo chiederti un parere. Questo è un parere più politico che altro, e te lo devo dire perché a tutti gli ospiti di questa settimana io ho fatto questa domanda. Allora, sicuramente tu non sei uno che si schiera da una parte o dall'altra, ma che ragiona in base a dei principi che sono chiaramente, fanno frutto sia della sua esperienza, della tua esperienza, sia della tua cultura. Ma che reazione hai avuto rispetto al fatto che un ministro della giustizia possa essere stato accusato velatamente di associazione esterna in una trasmissione pubblica? Io non ho mai potuto apprezzare il complottismo, la teoria del complotto. Sono stato due volte ospite delle trasmissioni di Santoro e di Ruotolo e ho sempre contestato, stigmatizzato il complottismo. Non ho mai potuto accettare, poi, tra l'altro, che si possa arrivare al governo di un paese, di una città, per una via giudiziaria, seminando avvisi di garanzia, poi si sono chiamate comunicazioni giudiziarie di qua e di là. Io sono stato sempre un garantista in questo. E non ci ha fatto una bella figura. Vedi quante critiche ho detto a buona fede, era in cattiva fede. Però da qui a pensare che il giorno prima lui faccia una proposta a un magistrato e il giorno dopo dice: guarda, io penso che sia più giusto l'altra. E la notte che ha fatto le interviste telefoniche ai mafiosi. Questa idea del complottismo mi ha dato fastidio. Questa idea, diciamo, di una antimafia militante più per nomi. Io piuttosto che quelli che hanno anche la scorta, perché ogni tanto debbono o vogliono dire la camorra è una merda, io preferisco coloro che tolgono ossigeno alla camorra togliendo manovolanza alla camorra, aiutano le famiglie per evitare che vadano da un usuraio della camorra, non e quindi io mi auguro che questo magistrato è una tiratina, perché fa parte del superiore della magistratura. Io per le mie idee politiche sono stato sospeso a divino. Mi auguro che sia un poco sospeso dalle sue attività. A proposito, io sono sempre dell'idea che la politica la possiamo fare tutto in Italia. E direttamente o indirettamente la facciamo con un linguaggio, con i gesti tutti. Però se un magistrato si candida a sindaco, a deputato, a presidente di giunta, a senatore, poi basta! Torna a fare il cittadino o no? E perché non si fanno queste leggi? Figliola bionda, dimmi come caro, dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Non ci arresta, stiamo combattendo da anni. Qua ci arriva una fisica di garanzia. No, non ci arriva niente. Ma sei chiaro? Io che l'ho contestato, ma ti pare una cosa? Ma io non lo dico io. Ho letto l'intervista ieri del magistrato di Matteo. Dice: io poi il giorno dopo sono andato a Roma e ho visto che lui mi diceva poi forse non c'è un consenso. E che significa? La notte sta mister a telefono. Ma questo, attenzione, chi va per chi stimare, chi stipisce pigli. Tu Movimento 5 Stelle, tu pentastellato, hai trattato sempre così le persone a merda in faccia e a qualche modo pure tu capiti a merda in faccia. Perché se questo è il tuo metodo, oh no, chi di spada ferisce, di spada perisce. Ragazzi miei, ragazzi, io ho fiducia in voi, ma siete dilettanti, prosaici, integralisti, pensate di possedere a volte la parola d'ordine e basta. La verità appartiene un po' a tutti, il bene appartiene un po' a tutti. Ma chi avete votato voi 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa? Molti di voi erano comunisti, altri erano fascisti, altri erano leghisti. Non siete scesi da Marte. Calmatevi un po'. Tornate in terra. Però
La risposta penso ti sia chiara, io o no? Samuele, questa è la voce dell'esperienza, ma soprattutto hai detto quello che dovevamo dire in modo semplice e anche, diciamo, come diciamo a Napoli, a pane e puparuolo, perché è importante trasferire questo concetto ai cittadini comuni, perché le persone non devono essere prese in giro, le persone non devono essere prese in giro né dalla stampa e né dalla politica, e questo è importante. Quindi rispetto ai formalismi, rispetto, sai, agli approcci troppo etici, formali, puristi, lo sai, io sono contro come te, e quindi io ti ringrazio di aver spiegato in questo modo così libero e così immediato qual è il pensiero, diciamo, alla fine più giusto, più moderato, a difesa appunto uno, dello Stato di diritto, e due, appunto, dei diritti degli stessi cittadini di sapere in modo corretto le cose. E tu che Ma questo vale anche per la politica, perché se qualcuno fondamentalista pensa che gli altri partiti e gli altri politici siano l'estrema periferia del proprio io, e loro ci hanno il sapere, il bene comune, sbagliano, sbagliano, perché in ognuno che incontriamo o in ogni partito ci può stare e ci deve stare, diciamo, quel sano realismo, quella saggezza, quella costruzione del bene comune. Si sbaglia quando uno pensa che solo lui, solo lei, e mette delle categorie. Tu immagina la commissione. Io sono per una magistratura terza che non debba condizionare in nessun modo, ma ti pare una cosa sensata? Allora a questo punto esce un ministro in televisione, chiama un magistrato e il giorno dopo si deve dimettere quel ministro. Attenzione! Assolutamente. Quindi ci sono altre motivazioni, secondo me, più forti, più nobili e più vere, per dire che Bonafede è un dilettante e non può stare al Ministero della Giustizia. Non so se è chiaro. Oppure, ma perché bisogna discutere del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e scegliere sempre un magistrato dell'antimafia, il numero uno, il numero due? Ma prendiamo un docente, un operatore, un cappellano, qualcuno che si occupa di carcere, perché altrimenti la visione è sempre questa visione della giustizia. Perciò noi dobbiamo passare dal contenimento all'accudimento. Per me, se il numero uno del DAP è un magistrato, il numero due è un magistrato, è un errore tattico, politico, educativo, perché la percezione che ha chiunque ha a che fare con quel mondo è che quel mondo bisogna contenerlo, quella persona bisogna custodirlo. Vedete? Ma anche lo slogan degli agenti di polizia penitenziaria è cambiato. Prima era lo slogan della polizia penitenziaria: custodire l'ordine. Adesso lo slogan da alcuni anni della polizia penitenziaria è infondere speranza. Allora salutiamoci così. Io sono alla ricerca di uomini e donne militanti per il mio partito, che è il partito della speranza. E la speranza ha due figli. Il primo figlio si chiama indignazione, incazzatura, indignarsi per ogni ingiustizia, non che appartiene a me, perché io non mi devo fermare al rosso perché mi possono mettere sotto, faccio un incidente o per la punizione di una multa. Io mi devo fermare al rosso perché chi ha il verde ha il diritto di passare. Io mi fermo di fronte ai diritti delle altre persone. Il mio diritto anche alla libertà cessa, finisce, dove inizia il diritto alla libertà e alla dignità dell'altra persona. Non è che lo devo condurre io per mano. Non so se è chiaro. Nell'altro figlio ce n'ha due la speranza. Si chiama coraggio. Il coraggio di cambiare le cose che non vanno. Ecco, allora, gli uomini della speranza che voglio io nel mio partito ideale devono vivere questa cosa. Indignarsi per le cose che non vanno, non rispetto alla loro vita, ma alla vita di chi li circonda, di avere il coraggio di sporcarsi le mani. Diceva Don Milani: se tu hai le mani sempre in tasca, sono pulite, ma che senso hanno?
dolcissima, tra il dire e il fare, lo devi dire a tutti i tuoi spasimanti, tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il coraggio. Un abbraccio, grazie, grazie di cuore. Un bacio, grazie ti di cuore, alla prossima, tra un mese ripetiamo.